Direttore, decima edizione del Festival della Fotografia Etica, come sarà l'edizione 2019? Beh, deve essere per forza spettacolare perché è la decima. Ci siamo preparati da 10 anni, è la maturità, tant'è che avremo una sezione molto particolare dedicata per la prima volta ai temi e agli argomenti dell'Italia. Questa è una sezione che è molto importante per noi perché ci siamo ritenuti abbastanza maturi dopo 10 anni di affrontare un tema e di guardarsi dentro in un certo modo. E quindi sicuramente un'edizione importante, tanti spazi rivisitati, tantissimi fotografi e tantissimi appuntamenti come sempre. Qualche esempio. Allora, gli esempi sono sempre difficili, ma lo sguardo sul mondo, perché noi diciamo che il Festival Fotografia Etica ti porta il mondo a casa, in questo caso la casa è Lodi, e quindi lo sguardo sul mondo sono 6 lavori molto particolari che raccontano quello che sta succedendo di evidentemente importante nell'ultimo anno, quindi è quello più fotogiornalistico. Un filo conduttore? Un filo conduttore del festival, tutti temi complessi, non sono temi che si possono affrontare online su internet. E noi diciamo perché viene un festival? Perché lì trovi il tempo, la profondità, incontri gli autori. Tutte le mostre fotografiche, sono 23, avranno gli autori che raccontano dal vivo e dal diretto. E questa è la miglior risposta alle fake news, a tutti i problemi dell'informazione falsa. Perché un fotografo, l'unica certezza che abbiamo è che lì ci è andato a fotografare quello che ha portato. E quindi questo per un festival che vuole raccontare valori importanti, valori etici, valori relazione all'umano, sicuramente la garanzia di avere una testimonianza diretta è un buon punto di partenza per informarsi. Ecco, ultima domanda, in questi 10 anni com'è cambiato il Festival della Fotografia Etica? Ah, beh, è esploso in tantissime cose, ma la sua identità è rimasta la stessa. Una delle definizioni che ci piace di più è che noi siamo come una pianta, quindi cresce, si sviluppa, ma è sempre parte da un seme e si sviluppa in un terreno, si adatta al terreno di Lodi, in questo caso, a una città molto particolare, molto vicina, che dal 5 al 27 per 4 weekend vedrà veramente tantissimi appuntamenti e quasi un centinaio di incontri da tutto il mondo.